Ciao ragazzi, oggi voglio parlare della cicas revoluta. È una pianta preistorica, infatti è una pianta che ha milioni di anni ed è stata capace di adattarsi all'ambiente e di arrivare fino ai nostri giorni. È una pianta originaria della zona del Giappone. Qua in Nord Italia specialmente è difficile trovarla nei giardini, salvo situazioni in cui è molto riparata, quindi in prossimità di un muro, possibilmente esposto verso sud. C'è farà un inverno molto freddo, ci troveremo con delle foglie gialle verso marzo-aprile, che però noi non dobbiamo preoccuparci, perché è una pianta che è quasi un trattore questa qui. Basta semplicemente tagliarla a zero, la potremo completamente, lasceremo solamente il tronco principale, e questa qua già verso maggio-giugno così rivegeterà completamente. È una pianta che bisogna stare molto attenti alla scelta della posizione, soffre molto di ristagno d'acqua e quindi necessita di una posizione preferibilmente luminosa, ma a riparo dai raggi diretti del sole, specialmente nelle ore più calde dell'estate. Infatti ho notato che se la mettiamo alla randa del sole in estate tenderà a fare le foglie leggermente gialle. Va concimata molto spesso, specialmente in estate. C'è un concime apposito per tutte le piante delle palme, che è ricco di manganese, se no questa pianta qua tenderà a fare delle foglie gialle. Ecco, il suo nemico naturale è la cocciniglia, che purtroppo l'affligge molto spesso. Ci sono diversi prodotti biologici, come anche il sapone di Marsiglia, il sapone potassico preferibilmente, però il modo più rapido appunto è intingere del cotone con dell'olio minerale, oppure mescolarlo anche del sapone potassico e passare le foglie una a una a rimuovere fisicamente la cocciniglia, che purtroppo l'affligge molto spesso. È una pianta che, a differenza di quello che si pensa, può anche stare in appartamento, possibilmente in una posizione molto luminosa, quindi vicino a una finestra così, ed è molto generosa in casa, anche se la teniamo in casa tenderà a non fare le foglie gialle. È sempre meglio cercare di potarla verso fine inverno, inizio primavera, perché diciamo che la perdita delle foglie vecchie fa parte del suo ciclo biologico, che poi porteranno a creare delle nuove foglie dal centro. Infatti, come potete vedere, il tronco è tutto fatto da vecchie foglie che sono state recise. Man mano questo tronco, che cresce molto molto lentamente, infatti troviamo degli esemplari che alti così, ma sono esemplari che vanno 50 anni, cresce molto lentamente, fatto dal tronco e da tutte le foglie vecchie che sono state recise e hanno lignificato. È una pianta molto bella, che si può sia coltivare in vaso che piantare direttamente in giardino. La potete trovare sul sito sassigarden.com oppure direttamente qua al garden, abbiamo diverse misure.